Metamedicina di Claudia Rainville. Ogni sintomo è un messaggio, la guarigione a portata di mano. I polmoni, organi principali dell'apparato respiratorio. I nostri due polmoni forniscono l'ossigeno a tutto il corpo ed eliminano dal sangue l'anidride carbonica. I polmoni rappresentano la vita, il bisogno di spazio e di libertà. Malattie come la polmonite, la broncopolmonite, un pneumotorace grave sono molto spesso connesse a uno scoraggiamento profondo, per cui non abbiamo più voglia di vivere. La paura di perdere la vita, di morire, può dar luogo a diverse patologie, fra cui l'iperventilazione. Si manifesta soprattutto quando la persona ha molta paura di dover soccombere a qualcosa che minaccia la sua vita. Può accadere, ad esempio, quando teme una sofferenza fisica, una malattia, il parto o prima di un intervento chirurgico. L'angoscia, che può essere legata al ricordo di un evento in cui abbiamo avuto tanta paura di morire, oppure ad una situazione da cui temiamo di non riuscire ad emergere. Un pericolo a cui temiamo di non poter sfuggire. Macchie rotonde sui polmoni. Si tratta di tessuti alveolari specificatamente costruiti dai polmoni per aiutarci a respirare meglio. Il timore di morire accelera la nostra respirazione, cosa che ne diminuisce l'efficacia. Le macchie rotonde sui polmoni compaiono molto spesso dopo una diagnosi infausta. I tumori cancerosi ai polmoni possono presentarsi quando perdiamo ogni speranza di guarigione e la paura di morire ci ossessiona. Un pneumotorace grave, collasso di un polmone o di entrambi. Si tratta di uno scoramento profondo di fronte all'impressione di essere prigionieri e di non vedere nessuna via di uscita da questa situazione. Il pneumotorace può presentarsi senza nessun'altra pneumopatia, oppure seguire ad una malattia polmonare. Nel primo caso, la persona può sentirsi prigioniera in una situazione che non le piace, ma dalla quale non vede via d'uscita. Può trattarsi della sua relazione di coppia oppure del suo lavoro. Nel secondo caso, la causa è identica, ma amplificata da uno scoramento profondo. Il pneumotorace è più frequente negli uomini, in quanto chi ne soffre tende a passare sotto silenzio il proprio sentire. Ho l'impressione di non avere il partner giusto o il lavoro giusto? Polmonite. È un'infezione grave del polmone caratterizzata da infiammazione. La polmonite può esprimere uno scoraggiamento profondo in cui non vediamo via d'uscita dalle difficoltà della sofferenza. Un uomo che aveva avuto una polmonite doppia, prima di quell'affezione, soleva ripetere continuamente alla moglie: "Questa non è una vita". Non si fermava mai e non riusciva a vedere un modo per alleggerire i suoi ritmi di lavoro. "Sono stanco della vita, di provare a trovare in essa un po' di felicità o di lottare per arrivare a qualcosa?" Nel bambino la polmonite può essere in risonanza con un senso di colpa per essere al mondo, o con la perdita del gusto della vita. Enfisema polmonare. È un aumento di volume degli alveoli polmonari con distruzione della parete alveolare, che comporta l'impossibilità per gli alveoli di svuotarsi completamente nel momento dell'espirazione. È caratterizzato da sentirsi mancare il fiato al minimo sforzo. La persona ha l'impressione che le manchi l'aria. L'enfisema colpisce soprattutto persone di una certa età, che per gran parte della loro vita hanno limitato il loro bisogno di spazio. Lo hanno fatto vuoi per non derogare ai principi stabiliti dalle convinzioni tipiche del loro tempo, vuoi per paura di far dispiacere a qualcuno, vuoi per soddisfare le aspettative delle persone del loro ambiente. Che cosa aspetto per darmi lo spazio che mi permetterebbe di respirare? Embolia polmonare. Si tratta dell'ostruzione di un vaso sanguigno da parte di un coagulo di sangue nel polmone. Può aver luogo nell'arteria polmonare.
L'embolia è molto spesso connessa al senso di colpa per essere al mondo, legato al decesso di una persona cara. Nicoletta ha avuto una seconda embolia polmonare. Quando Nicoletta ha 12 anni, alla mamma viene diagnosticato un cancro al fegato. Lei va in chiesa e chiede al sacerdote di fare qualcosa per sua madre. Il prete le dice che se ne occuperà Dio. In serata la mamma sta malissimo e decede durante la notte. Nicoletta pensa che sia a causa della sua richiesta e si sente talmente colpevole per aver fatto quella domanda che riflette: non pensavo che sarebbe venuto a prenderla tanto in fretta. Non ho avuto neanche il tempo di dirle che le volevo bene. Adesso è troppo tardi. Non è che quello che gli avevo chiesto, non è che quello che volevo. Nicoletta si è liberata dal senso di colpa quando ha compreso che la mamma non era morta a causa della sua richiesta, ma semplicemente perché era pronta ad andarsene. Così Nicoletta è guarita. Mi sento colpevole di non aver potuto far nulla per salvare una persona cara? Mi sento colpevole della sua morte? I bronchi. I bronchi sono dei condotti semirigidi destinati a trasferire l'aria fra la trachea e gli alveoli polmonari. Rappresentano la nostra capacità di prenderci il nostro spazio vitale, il nostro territorio. Un problema ai bronchi è legato alla difficoltà di prendere il posto che ci spetta o mantenerlo. Tosse spontanea o occasionale. Traduce spesso il fatto di criticare o rifiutare qualcosa. Possiamo criticare un altro oppure criticarci in ciò che abbiamo appena detto o pensato, così come possiamo rifiutare il fumo della sigaretta o quello che l'altro dice. Tutti hanno già assistito a riunioni in cui il conferenziere è noioso o al sermone della domenica in chiesa. Dopo un certo tempo, mentre la conferenza è in pieno svolgimento, la gente comincia a muoversi e a tossicchiare, esprimendo un linguaggio non verbale il proprio disaccordo o la fretta che il sermone o la conferenza finiscano. Che cosa rifiuto? Tosse con sensazioni di soffocamento. Sto criticando una situazione che trovo soffocante perché non so più cosa fare. Daphne da mesi ha la tosse con senso di soffocamento. Vive con un uomo che ama molto e tuttavia è alquanto contrariata, perché ogni volta che gli chiede qualcosa, lui sembra non tenerne conto. Lei non sa più che fare. La cosa diventa esasperante, ma contemporaneamente non intende separarsi da lui. Daphne si libererà della tosse quando comprenderà che, quando era bambina, aveva registrato nella memoria emozionale: se non rispondono alle mie richieste è perché non mi amano. Nella vita aveva tanta paura di chiedere, ma quando lo faceva, se la gente non rispondeva alle richieste, lei interpretava la situazione come una manifestazione di non amore. Aveva attratto a sé l'uomo giusto per liberarsi della vecchia chiave di lettura che non le era favorevole. Sensazione di soffocamento. Può essere collegata al fatto di autoimporsi la perfezione. Un po' di tempo dopo essere rientrata dall'India, fui disturbata da una sensazione di soffocamento che durò 2 mesi abbondanti. Cercavo che cosa potesse soffocarmi, ma non trovavo nulla. Chiesi aiuto al superconscio, e un attimo dopo scoprii che ero io stessa a soffocarmi. Dal momento che mi ero impegnata su una strada spirituale, credevo di dover essere perfetta. Altrimenti sarebbe stato come rinunciare ai voti. Compresi che se facevo voto di diventare medico, questo non significava diventarlo il giorno dopo, perché avrebbe richiesto tutto un periodo di studio per riuscirci. Mi concessi questo periodo di apprendimento e il senso di soffocamento scomparve. Che cosa mi soffoca? Mi soffoco da solo? A furia di voler essere efficiente o esigendo che tutto sia perfetto? Influenza. È una malattia infettiva di origine virale che comporta febbre, dolori e problemi respiratori. È
è più intensa del raffreddore, anche se molti li confondono. Un'influenza, come si deve, ci mette a letto. E non è forse quello che vogliamo? Non è che abbiamo bisogno di riposare e non ce lo concediamo? Mi ricordo che quando mio figlio era molto piccolo, durante l'allattamento, avrei voluto chiedere a mio marito di incaricarsi del biberon notturno. Ma siccome il giorno dopo dovevo andare al lavoro, non osavo chiederglielo, anche se ero stanchissimo. Allora mi presi un'influenza di cui mi ricordo ancora. Dopodiché instaurammo i turni per il biberon notturno. Ci sono influenze che possono rivelarsi mortali. Questo può esprimere una preoccupazione profonda, scoramento, mancanza di interesse per la vita o perdita del gusto per la vita. Che cosa mi dà o che cosa mi costringe a fare quell'influenza? Quale sofferenza interiore rivela? Bronchite. È un'infiammazione della mucosa dei bronchi. Può darsi che ci si senta vessati, soffocati dall'ambiente familiare e lavorativo. Può anche trattarsi di un atteggiamento di critica nei confronti delle persone che ci stanno attorno, perché abbiamo l'impressione di fare tutto il possibile per piacere a costoro, senza mai riuscire a soddisfarli. Ho l'impressione che mi manchi l'aria d'essere in prigione, di non avere il mio spazio. Broncopolmonite. È un'infezione che tocca contemporaneamente i bronchioli e gli alveoli polmonari. Può rivelare lo scoraggiamento di chi non riesce ad avere un posto tutto suo o di chi vede il proprio territorio sempre invaso. Lisetta ha una broncopolmonite. Questa malattia è veramente dura per lei. Sputa sangue. Le cure, gli antibiotici non portano miglioramenti. Scoraggiata, entra in terapia con me dicendo che è l'ultima spiaggia. Lisetta è sposata da 30 anni e mi racconta che, fin dagli esordi del suo matrimonio, i restauri in casa sua non finiscono mai. Non regge più questa situazione. Lisetta è l'undicesima in famiglia. Quando è nata non c'era posto per lei, perché la casa era in fase di restauro. È rimasta per mesi in corridoio. Da qualche parte covava in lei un senso di colpa per essere venuta al mondo. Non c'è posto per me. Sarebbe stato meglio non nascere. Questo senso di colpa inconscio le impediva di rivendicare il suo territorio, di far valere le sue necessità. Il non rispetto del proprio spazio vitale le faceva provare un senso di impotenza, di collera, e dopo così tanto tempo subiva un profondo scoraggiamento di fronte alla sua situazione, al punto di perdere il gusto per la vita. Da qui la broncopolmonite. Vivo in una situazione in cui non riesco più a far rispettare il mio territorio? Ogni sintomo è un messaggio. Tutte queste problematiche ai polmoni e a livello respiratorio, cosa ci vogliono dire? La vita che attualmente stanno portando avanti gli individui è la vera vita che vogliamo? O è una vita imposta da un sistema strutturato? Riflettiamo su quello che sta accadendo. Nelle città tutto si è fermato. Nelle campagne tutto continua come se nulla fosse accaduto. 20 e 20 del 18 marzo 2020. Buona serata a tutti.